Ma vattene, va. Levati dalle palle. Tanto sono già tutti morti qua. Una pera. No, ho preso il piatto. Vabbè, teniamoci il piatto. Io già ero felice della pera e dell'arancia. Questa porta è chiusa, vabbè, la scassiniamo. Io credo che sia qua la parte. Allora, aspetta, lasciamo la porta. Dov'è? L'ose? Vieni qua. Scassina. Brava l'ose. F5iamo. Oh, c'è un gattino, un cagnettino qua. Ciao, cagnetto, Dot. Tra l'altro Cotton Tail si chiama il gatto. Master's the master. Master knows the dog is better than the cat. Master says good dog. Does master say good cat? No. No, master does not. See? The cat gives the dog a long, languid look of carefully disguised contempt. Then she sighs and turns to you. Settle an argument for us. Va bene. Dog's body here thinks that because the master is grateful for his, meaning the dog's, mindless devotion, he loves his dog more than he loves his cat. I, on the other hand, know full well that it's the master's admiration for my general bearing, demeanor, and intrinsic Bellissimo. Greatness what is most indicative Mi of a state of quasi. Actual love. He near worships me, he does. Master loves his dog. Master thinks his cat is cool, not the same thing. You're a moron. Sei un deficiente. No, I'm not. I'm black brown. Ok, perché gli ha dato del moron e lui ha capito tipo maroon, che sarebbe marrone, no? Che poi in realtà è brown marrone. Però anche maroon, ci sono dei colori, delle sfumature, che un tipo di marrone che mi pare sia maroon, si dica, se non sbaglio. E quindi il gioco di parole era inteso con questo. Chiaramente, come al solito, lo scherzo non rende. È una cosa che, no, che ho notato molto su Divinity, che non c'è stato l'adattamento delle battute, che è una gran cagata, perché se tu le battute le traduci letteralmente non fanno ride, perché uno gli dice sei un coglione, quello no, sono castano scuro, tipo what, e tu dici che cazzo ha detto questo, perché gli ha detto moron, lui ha capito maroon e gli ha detto no, non sono marrone, sono castano scuro. See what I'm dealing with? Come on, settle the argument. Tell him he's wrong. Gatto c'ha ragione. There you go, Dot. Vaffanculo, cane. Listen to the Sei nice stupido. Fellow. I don't get it. Non capisco. No, abbiamo distrutto il cuore del cane, maledizione. Tiro fuori il collare che ho trovato e dico al cane che non si schiavizza chi si ama. Il padrone non ama affatto il suo cane. Dot sniffs at the collar, recognizes it as his own. His ears fold and his head drops. A hangdog expression. Abbiamo devastato ancora di più sto povero cane. I suppose that makes sense. I'm all sad now. I think I might have. Ci ha dato un'abilità nuova? No, una qualcosa. Master would have died for me. I know he would. I know because he did die for me. Come on, Dot. We'll go kill rats or summit. Take your mind off it. Here you are. As a token sotto of il bagno al piano di sopra. There's a c'è un altro piano di under sopra. The bath upstairs might be of interest to you. Okay. People seem to like that. Sotto il bagno al piano di sopra? Non capisco. C'è un altro piano di sopra. Quindi mi state dicendo questo? Sicuramente c'è una botola che porta da qualche parte. Sa che ci servirà l'ose per aprire questo coso. Infatti. Ah, beh, niente di più semplice. Un diamante.
Suppa, coltello, vai con la suppa. Poi mi prendi il gioco per i cani, no? Stufato, calice d'argento, mela, pera, patata, patata, uva, arancia, stufato, basta. Ah, era questo il coso di Riker. Cosa c'è qui? Lana? E un pezzo di carta. Piuttosto singolare come loot, onestamente. Piuttosto singolare. Quindi la gatta ci ha parlato di un bagno al piano di sopra. È questo il bagno, ma qua ci saranno 6.000 ragni. This door is locked tight. Apri lentamente la botola e sbircia dentro la stanza, dai su. As your vision is limited by a cobweb draped across the hatch. You think you see an empty room carpeted with sand. This door is locked tight. Vabbè, la facciamo scassinare sempre a... No, no, scassi, scassi, scassi. Se no la spacchiamo, eh. Se no la sfasciamo easy peasy. Entra, ma andiamo. Now is not the time for a bath. In effetti. Ricetta, flacone di veleno maledetto. Ok. Not bad. Ampolle vuote. La tessitrice. Fa schifo solo a guardarla. Minchia, l'hanno fatta benissimo. Beh. È super squishy. La facciamo saltare in aria, sta roba. Mi. Don't you know, my little pepper pot, that it's ever such bad manners to enter a queen's boudoir without permission? Did that overriker toss you upstairs, darling? A lui mungeva il veleno della cosa. My venom is very own self. Non rispondo a Riker. Then you are no more than any other fly in his web. Certamente, ragno. Just like me. Her laugh is blood curdling, like offal being sprained through a sewer grate. You have time for a little story then? With nobody here but us stuck flies, let me spin you a tale. Sentiamo questa storia. Long ago, many years before you were born, my little brood pudding, I was born in a desert land far from here. And stolen, I was stolen from my own queen as an unhatched egg. Barely anything do I remember of these days, hearing all from deep within an egg. Seeing only through the filmy veil of my silken sack. Non dirà che c'ha fame, che ci vuole mangiare. And that is the very first hunger pang, my tasty petal. That feeling, oh, so familiar, echoes within me now. I was quite enjoying our little chat, but nature is nature, sugar plum. I hunger. Can I hear my princelings blubbering in there? Prepariamoci a combattere. Inibitala. Time for us to feast. Inibitala. Se riguardate il Dr. House, che bello che era, su, mai dire martedì se non sbaglio. Ok, ci sono i cosi, non inibiamo niente. Spacchiamo. Oh, il ragno si muove. Dobbiamo ucciderlo prima che faccia le uova. In questo caso è veramente il caso di dirlo. Ammazzatelo prima che faccia le uova. Bella saracca, va. Vabbè, esplode tipo in un turno. Abbiamo capito. Ed è convenuto. Stick, stick, stick. Ma tanto la mammina qui la sbraghiamo con un turno, amici miei.
Questo lo togliamo da qua. Con che gli posso menare io però? Vai questo. No, va bene, senti. È rimasto un ragnetto fedenzia. Finito? Sì. Allora, ma no, sono ancora in combattimento qua, mi dice. Ah, forse perché devo fare fuori i gazzilli quegli altri. Shadow Form. Più 15% danni. La devo usare più spesso la Shadow Form. Quale? Questi si possono rompere? No. Io non capisco. Acchichichichichi. Oh, ecco, finalmente escono i ragnetto. Ah, posso fare il pet di ragnatela. Come saranno i totem ragnatela? Sono normali. Dai, va, uccide ragnetti, che tanto vi scoppio tutti instant, non è che ci vuole. Qua dentro c'è qualcosa in questa porta. Ma va detto al piano di sopra del bagno, va detto la gatta, però. Lo sa. Ah, ma esplodono sti cosi. Interessante. Sono come dei cosi. Sono dei Baneling. Bam! Il Baneling assassino. Il fatto è che non posso attaccare nulla io praticamente. Devo passare il turno. Che non fanno il turno non posso fare nulla io. Posso solo fare i buff. Via veleno benedetto. No. Ah no, perché era veleno maledetto. Ok, quindi l'ho appena fatto diventare veleno normale. Earthbane Totem. Quello andato. Quello è morto. Questo non esplode. No, ci ha ripensato. Ha detto mi metto qui con calma e vediamo un attimo. Ah, alla fine è esploso. Ok, golden. Questo l'abbiamo già visto, cosa c'era qua dentro. La tessitrice. Ah, c'era questa spada che identifichiamo subito. Spada ad una mano, pochi danni, uno forza. Si chiama il protettore, non ci piace. Identifica. No. Identifica. No. Final Stand già la conosco. Danni da fuoco aumentati. Buono tutto. Però la gatta ci aveva parlato di qualcosa che ci poteva interessare. The hatch is blocked tight by its straining and grunting.
Noi c'eravamo già venuti qua, no? Lo spirito di un pianista. Se un bianco e nero balzano le mie vite, grazie tra i mondi come lo sono io. Poi boh. Non me ne fotte niente della musica, amica. Non è per cattiveria, però qua bisogna pure essere... fare le cose fatte bene, bisogna essere precisi. Vediamo un po'. Stanno un sacco di porticine con un sacco di scalette balorde. Che... Vai. Ah, ok. Quindi questo e questo portano tutti quanti su e giù negli stessi punti. The hatch is blocked, straining and grunting. Straining and grunting. Luta sta roba. Però mi chiedo perché il gatto ci ha detto che c'era sta roba che ci poteva interessare. Ma dove? Ah, qui vabbè, sì, c'eravamo venuti, me lo ricordo. Che c'erano tartarughina e sorcetto, amici. Andiamo dal pogliacco? C'ho ancora sta cosa qua, semplicemente perché ce l'avevo messa io. Che sveglione, ragazzi. Che bomber. Andiamo dal pogliacco morto, eh. Vediamo un po' che ci dice. No, questa era quella che c'aveva la roba da guerriero. Sa dove minchia l'hanno messo quell'NPC là. Però vedete che nella mappa... No, questo è lui, non te li segna verdi. Prima mi era sembrato che me li segnasse verdi per qualche motivo. E quello avrebbe aiutato non poco. Andiamo a cercare il pogliacco, via. Non c'è nessun pogliacco. Non c'è nessun pogliacco morto qua. Porca pupazza. Questo è molto male. Devo andare da Malady, al consiglio dei sette. Giace il pozzo dell'ascensione ed il nostro destino. Dobbiamo informare Malady che siamo pronti a partire. Malady si trovava sulla nostra nave, credo. Vediamo un po'. Sì, però non è ancora il momento. Cioè, abbiamo giusto quelle 45 missioni da fare. Queste sono tutte sistemate. Riker, l'arcidemone. Cerca gli archivi. Una parte di anatema dovrebbe essere sicuro là dentro. Quindi dobbiamo tornare là. Vabbè, in viaggio verso Arx. Ispeziona la grotta del naufrago. Porta le prove al Magister Julian. Magister Julian l'avevamo fatto secco, se non ricordo male. Fai rapporto all'OAR, questo l'avevamo fatto. Segui le tracce di sangue, parla con sto pipolo, l'uovo non l'abbiamo sgamato. La bambina senza anima, sti pipoli metallici. Non lo so. Allora, vediamo un po'. Prima di tutto vorrei vedesse. Ho fatto tutta la mappa, ma direi di sì. Oh yeah. La caverna delle pozze nere l'avevamo fatta completamente. Cavolo, ci stanno un sacco di cose, eh. Tante cose. Allora, c'era una roba da fare qui, quello che aveva detto. O alternativamente ecco, le tracce di sangue volevo vedere io. Sono curioso. Però da qua... qua mi sa che non si va da punte parti. Come direbbero in Toscana. Non si va da punte parti, de. Tacci vostri, mi tocca teleportarmi da un'altra parte. Vabbè, manco troppo lontano. Qua. Andiamo verso south. Vedi che c'è un augmentatore qua. Raccogli questo augmentor. Che cavolo è il ponte? Sud di qua. Ragazzi.
Dovrebbe essere da queste parti il ponte, ma io mi sto perdendo. La mappa è troppo grossa. Eccolo qua il ponte. Seguiamo le tracce di sangue. Andiamo a vedere chi è morto e dove. Qua ci sono i vermoni che se ne vanno in giro beati. I vermamen. Beh, le tracce vanno da questa parte. E poi? Beh, eccole qua. Non di qua, direi. Cioè, qui ce l'abbiamo, viste. Quindi da questa parte qua. Però che sarà qua? Trovate. Vai, vai. Tira fuori il cadavere. Dammi i soldi. Something isn't right here. Gamba del mercante è morto. Ok. Abbiamo seguito la traccia di sangue fino alla tomba poco profonda. Ho scavato. Ma non era la cosa giusta, sembrerebbe. Scatola di legno. Pascia. Che animale è? C'è Pascia e il domatore corrotto dal vuoto. Subito per terra, interesting. Quanta arroganza, ragazzi. Chi è che c'ha poca armatura? Lui. Oh no. Peccato questa crocca. Mamma mia, che mattonata, raga. Ah, sono due, Pascia e Tascia, giusto. Credo che Tascia sia la femmina perché è più piccolina. Muori, va. Arrivederci. Bella crocca pure a te. Credo siano non morti sti cosi. No, invece non è vero. Non c'è resistenza particolare. Pago puto de miello. Belle crocche che tirano i totem adesso, eh? No, 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 non la fare secca, per favore, che è anche maledetta. Lei vorrei che vivesse, se possibile. Secca questa, va secca secca sta ragazza. Ok, è stato un bel fight interessante anche questo, carino. Tascia e Pascia, vabbè, senti, io gli ho avuto tutto. Pascia e Tascia, domatore del vuoto. Vabbè, qualcosina. Dobbiamo andare a vendere in città perché sono bello zeppo di roba. Tra l'altro fammi fare così un po'. Second Sun. Questa quanti millenni fa l'avevamo droppata sta roba? Un milione di... Poi riflette il 50% dei danni da qualsiasi. Che cazzo sono i danni da qualsiasi? What? I danni da qualsiasi.
Fantastico. Diamo un po' di roba al principe rosso, via, così almeno ci abbiamo le cosine da vendere. Il principe adesso però ha questo che lo vorrei dare all'Ose per farlo sbloccare, perché noi eravamo qui proprio per questo praticamente. Tutta sta sbatta per due calici fedenti e niente più. Ma aspettavo qualcosa di meglio, onestamente. Ok, possiamo andare in città a vendere. Andiamo qua. Andiamo da lui. Lascia vedere che c'ha il zio. Io voglio i soldi. Libri, questi ce li teniamo. Questo qua glielo diamo. Diamante? No, ce lo teniamo pure. Questa non era granché sta spada. Strappafacce mi piace, prima o poi provo ad usarlo magari. Bene. Arrivedorci. Stavo solamente dando un'occhiata, zio. Un classicone, no? Sto solo dando un'occhiata. Chissà dove si trova quel cavolo di vendor. Io sono sicuro a palla che si trovi qua. Ma ovvio, cioè è palese proprio che sta qua in zona. Però chissà dove cacchio sta. E qui c'è questa. Qua dentro c'è questo nanaccio maledetto qua. Facciamo una ricerca al volo. Qua c'era quel tizio sbragato. Qui c'è quella, la solita tizia. Qua giù c'è il buio. Qua c'è una cassa. Però vedi che per esempio qua... Ah, questo era il bambino che me lo dà verde. O era una bambina. Elisabeth. Ovvio che è tornata. Andiamo a parlarci, tra l'altro. La buona Siva. Dov'è che stava la radice nera? Bosco, chiostro. A Bosco Chiostro ci stavamo. Io comunque voglio trovare sto vendor di merda, porco due, ragazzi. Non è possibile che non c'è questa pezza di schifo di donna maledetta che dovrebbe vendermi la cosa. Avevo visto pure lo screenshot. È un pupazzo femmina maledetta che sta lì e non si sa dove minchia. Ho provato anche a cercare delle clues. Pozzo. Delle clues per trovare di che si trattasse, ma non sono riuscito a trovare una minchia. Una minchia. No, questa è la roba del nano da coso. Don't see many lizard folk around. Tacci tua. Ah, c'è ancora quella lì chiusa nel bagno che gli sta esplodendo il deretano da 200 anni. Banditore, Stewart. An elf in tattered with so many suspects. A floorboard. What are you doing, lizard? Trying to get the drop on me? Sneak up and slit my throat? Empty blusters. Ciao zio, non sei tu quello che sto cercando in questo momento. Allora andiamo sulla nave. Andiamo sulla nave. Che poi magari vai a vedere che l'hanno messi tutti sulla nave gli NPC e non c'è. Arriva il gufo. Attenzione. Salve gufo. Red Prince, I am the one who has been hunting you, but you cling to life all too tenaciously. Ovvio. We must speak of the reason for your expulsion from the ancient empire. And we must speak of the Red Princess.